adesso veniamo allo sport, che è senza dubbio un veicolo di inclusione, e come dimostra anche la prima edizione della Corsa per l'Europa, che come associazione Europa Now viene organizzata domani a Gorizia. Eric Joseph è presidente, è uno degli ideatori. Perché partite proprio da lì? Buongiorno Eric, siamo in ritardo. Buongiorno, sì, domani appunto è la prima edizione della Corsa per l'Europa, ex Europa, in sloveno. È appunto una corsa che si svolge proprio sull'ex frontiera. È una corsa che organizziamo appunto con un'associazione italiana, la WISP, e poi con un'associazione slovena, Sportna Zveza Nova Gorica. E dunque questa corsa ha la volontà proprio di ricordare anche per quale motivo abbiamo fondato l'Europa, e per manifestare in prima persona la voglia di difendere il progetto e portare avanti i suoi ideali, la pace, la democrazia, il rispetto delle minoranze, la solidarietà, la fratellanza su cui si fonda l'Unione Europea. E lo facciamo appunto su un luogo simbolo, che è appunto l'ex frontiera tra Italia e Slovenia. Ricordiamo anche che Gorizia e Nova Gorica sono appunto città di confine, ma senza confine, perché Italia e Slovenia poi tra l'altro saranno anche capitale europea della cultura nel 2025. Anche questo c'è qualche anno, insomma. È anche un evento. Sì, assolutamente. È importante appunto fare vedere, proprio unificare, incarnare con degli eventi, con dei simboli. E lo sport, questa corsa, appunto, la corsa si può anche fare camminando, sono due percorsi di 6 e 12 chilometri. È proprio, ovviamente, lo sport è inclusione. È anche un progetto di memoria lì, vero, Eric? Esatto. È proprio l'idea anche di andare su dei luoghi simboli della memoria europea, per proprio rafforzare questa consapevolezza collettiva di sapere perché abbiamo fatto l'Unione Europea, perché a un certo punto i paesi che si erano fatto la guerra, e qui sul posto tra Gorizia e Nova Gorica ce le ricordiamo, con i sacrari, con i mausolei, qui è proprio, ce lo ricordiamo, l'Unione Europea è stata fatta per superare le tragedie del Novecento, cioè le guerre mondiali e i totalitarismi. E anche lì, tra l'altro, fu un simbolo dell'allargamento, ricordo, nel 2004. Però torniamo velocemente, se sono previsti altri appuntamenti per questa Corsa per l'Europa. Sì, l'appuntamento è domani, sì. Domani domenica alle 9:30 davanti alla Transalpina, che è la stazione simbolica, che appunto che è proprio dove c'era l'ex frontiera. E poi questa corsa per l'Europa si svolge anche nell'ambito del Festival Estoria, che è questo grande festival della storia, che quest'anno ha come tematica fascismi, e in cui dà appunto tutte le declinazioni di che cosa significa la parola fascismi. Ecco, vabbè, Eric, si vince, è una corsa per ovviamente per amatoriale, non si vince, vero? Si vince l'Europa. Sì, è una corsa, ecco, appunto è non amatoriale, competitiva, ecco. Però ognuno può provare a fare un buon risultato. Va bene, vedremo. Grazie, allora. Grazie Eric Joseph per essere stato con noi. Allora, appuntamento domani a Gorizia.